Siamo qui presso la sede della nuova Spiga Aurea di Spoltore insieme al direttore sportivo Salvatore D'Andrea per fare un bilancio di quella che è stata l'annata pregressa. Allora, come valuta questi campioni? Ma i ragazzi quest'anno hanno fatto una bella esperienza, hanno fatto circa 25 gare, si sono comportati bene come primo anno, sono stati molto bravi secondo me, sono sempre distinti, hanno portato anche dei buoni risultati. Io sono soddisfatto della loro resa, diciamo, sono stati bravi e ci auspichiamo che anche l'anno prossimo continuiamo su questa falsa riga, insomma. Lei ha delle prospettive per il futuro per questi ragazzi? Pensa che possano fare meglio? Pensa che possano ulteriormente crescere nell'ambito? Sicuramente possono solo migliorare. Questo secondo me è il loro obiettivo futuro, è mettersi l'asticella sempre un po' più in alto e aspirare a qualche obiettivo che si mettono durante la stagione e raggiungerlo, insomma. Grazie. Grazietti, maestro di mountain bike. Allora, con la nuova Spiga Aurea quest'anno ci sono delle iniziative importanti in corso? Sì, quest'anno cominceremo il campionato Abruzzo Marche nel settore ciclocross con 3-4 ragazzi. Faremo anche questa esperienza nuova che è il ciclocross per i nostri ragazzi, che è la prima volta che l'affrontano. Perciò niente, cominceremo l'8 di ottobre il campionato e finirà a fine anno, e si svolgerà fra Abruzzo e Marche e basta, questo c'è da dire. Per quanto riguarda l'annata pregressa, come ha visto questi ragazzi più interessati alla strada, più interessati insomma alla mountain bike? Beh, ragazzi, io sono entrato nella società diciamo a metà della stagione, ho portato qualche ragazzo a fare mountain bike in alcune gare in Abruzzo perché volevo portarle lì e in concomitanza di altre gare in strada che loro non potevano andare, allora io ho preferito portarli in mountain bike e si sono comportati molto bene. Abbiamo fatto una gara a Penne e una gara a Villetta Barré, in queste due gare. Nella prima è stata un'esperienza perché era la prima volta che la facevano e era abbastanza grande come evento. Invece a Villetta Barrea si sono difesi bene, siamo andati al podio dal primo al quinto di classifica. Perciò sono pienamente soddisfatto dei ragazzi che ho portato a fare questa esperienza e quest'altro anno proseguiremo nell'esperienza della mountain bike, chi vorrà fare mountain bike in alcune gare. Però privilegiamo la strada sicuramente. Grazie. Prego.